Luca Onestini sempre più innamorato di Ivana Mrazova, libro con l'amico Raffaello Tonon. Raffaello Tonon e Luca Onestini, concorrenti del Grande Fratello VIP 2, reality in cui è nata una grande amicizia tra loro, ribattezzati Oneston, hanno accettato l'idea di scrivere un libro, che uscirà a maggio per Mondadori. Ecco le dichiarazioni dei due a chi. Gli Oneston, il libro di Raffaello Tonon e Luca Onestini per Mondadori. Il libro si intitolerà proprio Gli Oneston. Raffaello racconta, sarà tutto frizzante e giocoso, tra gag sulla nostra quotidianità trasformata in fumetti e scambi di ruolo. Insomma, sarà un lavoro originale e molto positivo. Luca aggiunge, anche i nostri fan potranno interagire e partecipare al libro. Faremo un contest in cui chiederemo delle caricature sui nostri personaggi e inseriremo le più simpatiche. Ovviamente quello figo sono io. Il rapporto tra i due è davvero speciale e, come sottolinea Onestini, passa dal cazzeggio al completarci nelle difficoltà. Luca Onestini convive con Ivana Mrazova, per ora niente matrimonio. Intanto Luca si è fidanzato con Ivana Mrazova dopo il reality show di Canale 5. Raffaello la elogia, non è solo la bella, che non balla, ma è una donna pulita, sensibile e onesta per Onestini, sorride, nota della redazione. Per questo sono molto felice per Luca. Io voglio che sia contento e so che oggi si sente sereno grazie a lei. L'ex tronista conferma di vivere un ottimo momento con la sua ciccia con la quale convive a Milano. Per ora non ci sono progetti matrimoniali. Se si concretizzeranno sicuramente tu non sarai il testimone di nozze. Luca Onestini è riuscito a conquistare Ivana dopo il Grande Fratello VIP. Già all'interno della casa di Cinecittà, Luca aveva cominciato a provare un forte interesse nei confronti di Ivana ma non si era mai spinto oltre, rispettando la storia d'amore della Mrazova. Prima di entrare al Grande Fratello VIP, infatti, la giovane aveva conosciuto l'imprenditore Alessandro. Ottenuto il terzo posto nel reality show, lei si è rivista con il ragazzo e ha chiarito di non voler continuare quella relazione. Subito dopo si è consolata con Luca, che non l'ha mollata per un attimo. Del resto Onestini era da mesi single, l'ex fidanzata Soleil Sorgè, scelta proprio alla corte di Maria De Filippi, è solo un ricordo sbiadito.